Sono più di 100 appuntamenti in 80 luoghi diversi in tutta la regione. Si va da Piacenza, Piacentino, Pontemure, quindi l'estremo Piacentino, fino a Pernambilli, ai luoghi dell'anima di Torino Guerra, quindi con un nuovo comune da poco entrato a far parte della regione di Emilia Romagna. E in mezzo, seguendo tutta la Emilia, abbiamo veramente tantissimi eventi che sono in orti botanici, in parchi, in genere sono tutti giardini, orti, terrazzi, aree verdi, pubbliche oppure aperte al pubblico, quindi in alcuni casi privati, però che garantiscono un'apertura al pubblico in modo continuativo. Abbiamo tantissime cose, partirei subito da Bologna, diciamo, dove il sabato 16 per tutta la giornata l'orto botanico sarà aperto dalle 8.30 alle 17.30 con visite guidate, laboratori, iniziative tutte gratuite, proprio in omaggio alla giornata di Vivi Verde. E durante la giornata ci saranno tantissimi laboratori per bambini, ci sarà la possibilità per chi partecipa agli eventi di portare a casa una piantina in omaggio di chi lavora all'orto botanico. Ci sarà una conferenza di Alessandro Alessandrini, che è un nostro collega, che è quello che ha realizzato le foto di questa piccola mostra di flora spontanea cittadina che voi potete visitare. Ovviamente qui l'istituto, si può visitare l'istituto, sarà aperta fino al 3 luglio e sono tutte le piante di fiori che nascono e riescono a sopravvivere in ambienti cosiddetti disturbati, cioè in ambienti urbani e quindi vicino alle ferrovie. Sono semi particolari, fiori molto belli, tutti spontanei, e c'è la possibilità di votarli, la geomurna. E a fine mostra 10 riceveranno in omaggio il volume che vi trovate in cartella stampa, che è dedicato a tutta la flora spontanea dell'Emilia Romagna. La nostra ricerca sui giardini è partita l'anno scorso ed è diventata una banca dati che sul nostro sito IBC potete trovare, in cui abbiamo catalogato 100 giardini pubblici aperti al pubblico. Abbiamo dato una piccola preferenza ai giardini che presentano alberi monumentali o grandi alberi, perché noi da tanti anni gestiamo la legge sugli alberi monumentali, e di questo parleremo venerdì pomeriggio all'erbario della Coppa Adriatica, con una banda tra fotografie, immagini, eccetera. Racconteremo un po' di questa avventura dedicata ai giardini con la collega Teresa Tosetti, che è la nostra grande esperta di alberi monumentali. Dopodiché ci siamo aperti a nuove cose, ad esempio quest'anno con l'Expo ci sono tantissimi frutteti, sia privati che pubblici, che fanno cose, propongono iniziative. Una cosa interessante, ad esempio, è il frutteto dell'istituzione Villa Smeralda di San Marino di Bentivoglio, che ha deciso, con una campagna che ha lanciato da poco, di crowdfunding per poter gestire al meglio il proprio pomario. Ha deciso di lanciare questa campagna che si chiama Il nuovo pomario, e tu puoi acquistare, oppure meglio, prendere a noleggio per un anno l'albero, e loro, con una piccola spesa di 10 ai 20 euro, ti affidano virtualmente quest'albero con una piccola targhetta, ad esempio con il tuo nome, oppure puoi dedicarlo alla tua fidanzata o al tuo fidanzato. Una cosa romantica che faranno quest'anno in occasione di Vivi Verde. Poi abbiamo tantissime altre iniziative anche dedicate al giardino storico. Ad esempio, l'Emilia Romagna è terra anche di delizie, le delizie estensi. Allora, storicamente la delizia di Berriguardo avevano dei giardini, forse il primo giardino storico all'italiana, che adesso non esiste più, era stato realizzato intorno al 1430-1435, che ora non esiste più, ma sarà raccontato in questi giorni attraverso un plastico che lo ripropone, e ci sarà chi racconterà la storia di questo giardino, che si dice abbia ispirato anche giardini importanti, tra cui anche quello di Versailles. Altro invece interessante è il giardino della delizia del Verginese, sempre nel Ferrarese siamo. Qui hanno ricostruito attraverso le antiche mappe il brolo, cioè questo termine con cui si indicano nel nord Italia in generale questi giardini rinchiusi, recintati, ed è stato ricostruito e sarà possibile visitarlo, è già aperto al pubblico ma con visite speciali, proprio nelle 3 giornate di Vivi Verde. Faremo anche vedere le nuove tecniche di potatura degli alberi monumentali, ad esempio. Abbiamo 2 appuntamenti nel Parco Ducale di Pavullo, ci saranno tree climbers, che è una nuova professione che adesso fa abbastanza di moda tra i giovani, infatti sono spesso, anche perché arrampicarsi sull'albero richiede qualche abilità, ci
sono molte ditte che si stanno specializzando in questa cosa, ci faranno vedere come si vota rispettando l'albero, un albero monumentale ad esempio, quindi non più con seghe elettriche ma con particolari frangenti, con particolari strutture, e questa è una cosa che piace anche ai bambini in genere, sono molto affascinati. L'altra volta abbiamo fatto a Villa Sperati, quest'anno lo facciamo in città, in un piccolo giardino cittadino che si chiama Giardino Benvenuto Rambaldi, che è quello di fronte al ristorante San Domenico, per dare qualche indicazione, ci sarà un'operazione di reclami, e poi invece all'interno del Parco Ducale di Pavullo, dove ci sono altri monumentali portati dalla regione. A Ravenna, nel Ravennate, faremo tre giorni praticamente di gita nel verde all'interno della città, grazie al Corpo Forestale dello Stato, e avremo la possibilità anche di vedere un platano enorme, forse potrebbe essere l'albero più grande della regione, che si trova all'interno della proprietà della Contessa Pasolini Dall'Onda, che ci aprirà il suo giardino e ci farà vedere questo meraviglioso platano in esclusiva, poi vedremo i giardini sensi. Faremo un giro anche a Mazzabotto, alla scoperta di una materia che adesso va abbastanza di moda, che è l'archeobotanica. Ci sarà chi ci racconterà come era il paesaggio di Cainua, dell'antica Cainua, al museo Etrusco di Mazzabotto. Andiamo invece nel Riminese, dove arriviamo nel XX secolo, abbiamo un'opera di un importantissimo paesaggista, Pietro Porcinari, che realizzò questo giardino in una villa, la Villa dei Verger, che verrà, che adesso è aperta principalmente per mostre, non per mostre, per matrimoni ed eventi speciali, e ci sarà la possibilità di visitarla sempre gratuitamente. Altre cose, abbiamo maggio, il mese delle rose, e quindi abbiamo due bellissime possibilità di vedere centinaia e centinaia di rose al Museo Giardino della Rosa Antica di Saramazzoni nel Modenese, dove ci sarà una mostra, ci sono 800 varietà di rose, quindi ci sarà la possibilità di sbizzarrirsi, e 150 di rose antiche, quindi una quantità enorme, ovviamente a livello inglese. E la stessa cosa potremo farla sempre con una visita esclusiva tenuta per l'occasione dalla proprietaria, la Contessa Bazzani, Villa Bazzani, la Zola Predosa. Troverete l'indicazione del programma, gratuita sempre, che ci aprirà la sua villa e il suo giardino, ed è un'occasione veramente importante, perché lei è una grandissima collezionista di rose antiche, profumate, inglesi, quindi sarà anche questo un evento assolutamente da non perdere. Ci sono anche giardini privati, ci sono iniziative per i bambini, ovviamente, che non possono mancare, Montagnola, ne facciamo una in Montagnola che ci sarà il giorno venerdì, dove saranno i bambini stessi che racconteranno il parco della Montagnola, lo trovate sempre nel programma. Un'altra iniziativa interessante è che ci sarà una maratona fotografica che coinvolgerà nella giornata di sabato anche in verde alcuni giardini storici, come il giardino Vittorio Melloni, ma anche l'orto botanico stesso, i giardini di Margherita, e sarà interessante cosa uscirà da questa maratona. Altre cose, altre ville, i castelli, come ho detto, il parco di Villa Raggio, molto interessante, sempre a Pontenone, perché al suo interno era una famiglia, un'importante famiglia genovese che aveva questa proprietà di Raggio, e all'interno c'è una serra, che adesso è una serra completamente in stile Liberty, che adesso è stata restituita, diciamo, alla cittadinanza, ed è diventato un teatro che si chiama Teatro Serra, e ci saranno delle rappresentazioni proprio la sera in questa occasione. La serata però più interessante, più al verde, diciamo così, è quella di sabato 21 a Villa Sorra, a Castelfranco in Ilia, dove ci sarà l'apertura di questo bellissimo giardino romantico all'inglese, quindi potremo vedere, seguendo un po' tutte le tradizioni, un giardino all'italiana, un giardino più alla francese, come può essere quello di Colorno, della Regia di Colorno, quindi con queste grandi aperture, prospettive, e invece anche un giardino all'inglese proprio a Villa Sorra, dell'Ottocento, dove faranno anche una degustazione gratuita di parmigiano reggiano, ci saranno momenti con bicchiere, ci sarà la musica e la possibilità di vivere il giardino in notturna con luci e suoni. Sarà sicuramente un evento bello e particolare. Laboratori ce ne sono diversi, mi piace ricordare quello che facciamo a Sasso Marconi, al giardino Nova Arbor, dove ci saranno laboratori che ti insegneranno, andando proprio all'orto, proprietaria del giardino, un giardino aperto al pubblico ma privato, ha creato una bellissima aiuola con tutte le piante tintorie, e in questo caso potremo capire come si tingono naturalmente
le magliette di cotone, ad esempio, quindi chi vuole partecipare può arrivare, lei raccoglierà delle piante che danno particolari colori e tutti insieme potremo colorare la nostra maglia, il nostro tessuto di cotone puro, come lei ci insegna. Abbiamo aperture straordinarie del parco, ad esempio il parco di Villa La Pavina, che è un parco che è all'interno del circuito dei grandi giardini italiani, che è un po' la stessa, che è un parco molto importante, molto grande, che è un po' la stessa cosa che stiamo cercando di fare con l'IPC. C'è un circuito nazionale che comprende una cinquantina di grandi, importanti giardini a livello nazionale. A noi piacerebbe che questa iniziativa, come già l'anno scorso abbiamo fatto, creasse una rete, come abbiamo fatto la rete dei musei, la rete delle biblioteche, la rete dei teatri, quello che stiamo cercando di mettere insieme, di mettere a sistema, di creare momenti di promozione e valorizzazione che dia la possibilità anche a realtà minori, qui ce ne sono tantissime, sono la maggioranza, non per importanza, perché ci sono piccoli paesi, piccole località, di scoprire quanto verde, quanta bellezza e quanta natura c'è intorno. Ad esempio nell'Appennino bolognese quest'anno, proprio perché c'è stato il problema della castagna, del castagneto che è stato attaccato brutalmente da una malattia, abbiamo deciso di dedicare una bella passeggiata al castagneto, alla via dei mulini, perché no? Quindi veramente tante tante possibilità di vivere al verde in queste giornate, molto spesso gratuitamente, un po' in tutta la regione.